Tu le pretese a livello di controllo che la Russia ha sull'Ucraina nascono da lontanissimo e ti faccio vedere un'incursione letteraria di quelle che ospitiamo noi del nostro Emilio Fabio Torsella e della setta dei poeti estinti che sembra portarci da un'altra parte ma in realtà ci porta proprio dentro la questione che stiamo affrontando a livello di affezione e di contaminazione culturale e sociale. Emilio ci racconta oggi un passaggio, una parentesi poetica di Vladimir Majakovskij, il cantore della rivoluzione d'ottobre. Sentiamo, poi vi spiego perché e torno da Federico. Quali sono gli strumenti che servono a un poeta? Ce lo dice Vladimir Majakovskij. Nel 1926, infatti, Majakovskij compose un intervento a difesa della funzione sociale della poesia. Gli strumenti che servono al poeta per fare buona poesia sono diversi. Primo, la presenza nella società di un problema che può essere risolto solo grazie all'opera poetica, quindi la poesia ha un mandato sociale. Secondo, la conoscenza puntuale da parte del poeta del problema. Terzo, le parole. Majakovskij dice chiaramente che bisogna arricchire continuamente il deposito di parole del nostro cranio. Quarto, una penna, una matita, una macchina da scrivere, un telefono e soprattutto un ombrello per poter scrivere sotto la pioggia. E in ultimo, serve tanto studio. Conoscere le rime, i versi, gli autori, le allitterazioni, le figure retoriche. L'intervento di Majakovskij a difesa della poesia lo trovate in un libro edito dalla casa editrice La Vita Felice che si intitola Come fare poesia. Eccolo qui. Buona scrittura. Allora, la setta dei poeti estinti e il nostro Emilio ci ricordano, citando Majakovskij, Federico, che lui era nato in Georgia da genitori ucraini. Ed è una situazione molto comune quella di avere parenti, di avere affetti in quella porzione del mondo sovietico. Tant'è che lo stesso Putin ha sempre detto condividiamo con l'Ucraina la comune radice politica, religiosa e culturale. È un po' il nostro cortile. Tra le richieste che vengono poste sul tavolo, e stiamo vedendo la mappa che ci aiuta a capire, Putin ha affermato che deciderà oggi se la Russia riconoscerà, vado a leggere l'agenzia, l'indipendenza dei due territori separatisti nella zona orientale, una mossa che rischia di porre fine al processo di pace nel conflitto tra Kiev e i separatisti filorussi. Anche qui, perché? Senti, intanto mi rifaccio alla storia di Majakovskij, bellissima, grande poeta che ebbe un rapporto tormentato con la rivoluzione russa. Altro che. Voglio ricordare che anche dei leader politici ebbero radici esterne alla Russia, per esempio sia... Stalin era georgiano di origine, Khrushchev e Gorbaciov avevano anche... delle radici familiari in Georgia. Sono storie molto complicate perché tutto questo ci riconduce a un periodo storico in cui la Russia, nella sua paranoia che oggi ritroviamo in Putin, la paranoia degli zar russi che avevano subito molteplici invasioni sul loro territorio perché la Russia non ha delle barriere naturali, delle grandi catene montagnose che la difendano. Come reagirono i grandi zar di Russia? Reagirono invadendo i vicini, cioè